Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora furti nell'Aretino, gli ultimi episodi in via Chiantigiana al Montevarchi, dove sarebbero tre le abitazioni prese di mira. In un caso i malviventi si sarebbero introdotti all'interno della casa rompendo la finestra del bagno nel tardo pomeriggio e una volta entrati dentro sono riusciti a portare via denaro e oggetti di valore. Sull'episodio indagano i carabinieri, ma tra la fine del 2023 e l'inizio di quest'anno sono stati diversi colpi messi a segno in alcune zone valdarnesi. I residenti, ovviamente allarmati, hanno dato avvio anche ad alcune attività di controllo del vicinato e anche una chat social dove scambiarsi segnalazioni ed informazioni. Torniamo adesso a parlare della morte di Martina Rossi. Dopo la sentenza di condanna in sede penale per due aretini, prosegue il procedimento civile. Dai genitori della giovane studentessa ligure la richiesta di un risarcimento milionario. 1 milione di euro di risarcimento per la morte della figlia Martina. Questa la richiesta avanzata in sede civile da Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori della giovane studentessa ligure che perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel di Palma di Maiorca. Il procedimento penale si era concluso con la condanna a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo a due aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che oggi stanno scontando la pena in regime di semilibertà, e prosegue anche il processo civile. Nell'ultima udienza cartolare le parti hanno inviato gli atti che poi il giudice Fabrizio Pieschi valuterà. I genitori di Martina Rossi hanno presentato una perizia medico-legale per illustrare le conseguenze di quella terribile tragedia sulle loro vite. I due imputati invece hanno chiesto che venga eseguita una nuova perizia sulle modalità di caduta di Martina, citando poi in giudizio anche la società che gestisce l'Hotel Santana. Secondo i difensori, i balconi dell'albergo non sarebbero stati a norma, elemento che potrebbe aver influito sulla dinamica della tragedia. La società si è dichiarata estranea fatti, in quanto avrebbe iniziato a gestire la struttura ricettiva dal novembre 2013, ovvero 2 anni dopo la tragedia, chiedendo di fatto così di essere estromessa dal procedimento. Adesso la parola passa al giudice, che avrà 30 giorni per decidere se passare alla fase istruttoria del procedimento. Ancora cronaca giudiziaria, gli ex sindaci di Cortona, Andrea Vignini e Francesca Basanieri, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Arezzo. Un procedimento ancora nella fase preliminare, il quadro accusatorio deve essere comunque definito nella sua interezza. La vicenda è legata alla morte di un uomo avvenuta lo scorso 5 maggio all'ospedale della Fratta, che 2 giorni prima era entrato all'interno di un edificio privato dove c'erano lavori in corso. Affacciandosi ad un terrazzo senza parapetto era precipitato giù riportando ferite fatali. Indagato anche il proprietario, che non avrebbe messo in sicurezza il luogo con adeguate recinzioni. E dell'inchiesta Cheu invece, alcuni giorni fa è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società. L'udienza preliminare è fissata per il 12 aprile, ad intervenire adesso è il Movimento Consumatori Arezzo. Al di là dell'aspetto squisitamente giudiziario, ha dichiarato il presidente Armando Mansueto, quello che come associazione ci domandiamo è cosa è stato fatto dai sindaci delle aree interessate sino ad oggi. Già alcuni mesi fa sottolineavamo come a nostro avviso non si dovesse procedere solamente alla mera bonifica. Chiediamo adesso di informare la cittadinanza di eventuali presenze o assenze del CHEU sul proprio comune al fine di salvaguardare la salute dei singoli cittadini e di un'intera comunità. L'associazione infine sta valutando se costituirsi parte civile in un eventuale processo. E oltre 20 comuni invece tra Toscana e Emilia-Romagna hanno dato vita ad un nuovo coordinamento dei territori colpiti da stragi e deportazioni nazifasciste del 1944. Vediamo perché. Tutti insieme per fare muro contro la decisione dell'Avvocatura di Stato di ricorrere in appello alle prime sentenze italiane emesse in favore dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste. Il Tribunale di Firenze infatti aveva condannato lo scorso novembre la Repubblica Federale di Germania al riconoscimento della responsabilità dei crimini di guerra. I sindaci dei comuni interessati di Toscana ed Emilia-Romagna, compreso il territorio aretino, si sono ritrovati lo scorso 5 gennaio in Regione Toscana per valutare azioni congiunte.
Il comportamento ostile, si legge, assunto dall'Avvocatura di Stato nei confronti dei familiari delle vittime, equivale al tentativo incomprensibile e inaccettabile di annichilire la memoria e ogni sua forma. Memoria e testimonianza che da 80 anni grida giustizia e verità, ciò che invece per noi rappresenta il cuore del patrimonio identitario nazionale e i fondamenti della nostra Carta Costituzionale. Alcune azioni sono già partite. Il sindaco di Stazzema ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottolineare quanto sta accadendo. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è assunto l'impegno a portare questo argomento nell'assise regionale. Le prime nevicate sono arrivate anche in provincia di Arezzo e la provincia è già in azione con lo spargimento del sale, intervenendo prontamente nelle strade del Casentino e della Valtiberina interessate dalle precipitazioni nevose comparse questa mattina verso le 4. Nei prossimi 3 giorni sono previste poi temperature in ribasso e con molta probabilità l'evento nevoso potrebbe ripetersi, interessando anche altri tratti stradali. La situazione comunque è attenzionata dall'ente, che invita alla massima prudenza, specialmente nelle prime ore della giornata. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare delle case popolari di via Funghini. Sunia e CGIL denunciano lo stato di abbandono. Che fine hanno fatto i lavori alle case popolari di via Funghini? La domanda arriva dal Sunia e dalla CGIL, che denunciano lo stato di abbandono, non solo nell'Aretino ma in tutta Italia, degli alloggi di proprietà pubblica. Via Funghini è uno stabile che si trova nel comune di Arezzo. Il 20 luglio 2020, scrive il Sunia, il presidente di Arezzo Casa prese atto che le rimostranze degli abitanti erano legittime, ma che era stato necessario interrompere i lavori per mancanza di fondi. Aver lasciato un cantiere a metà ha ovviamente aggravato una situazione già pesante. Ci avviciniamo al quarto anno di distanza e non si parla ancora di inizio lavori. Il Sunia poi invita ad una visita all'immobile, che sarebbe una guida istruttiva per capire la situazione media delle case popolari in tutta la provincia, fatte da ambienti umidi, intonaci che si scrostano, impianti inefficienti, terrazze cadenti. Sono case popolari, precisa, ma la dignità e la sicurezza degli abitanti va salvaguardata. Per questo Sunia e CGIL hanno anche lanciato una petizione popolare dal titolo Per il diritto all'abitare, che rivendica una nuova politica a livello nazionale della casa che la ponga come una delle priorità nell'agenda del governo. Continua a far discutere anche la viabilità Ponte Buriano, realizzata dopo la costruzione del nuovo ponte, quello provvisorio, dove si sono verificati numerosi incidenti negli ultimi giorni. Ad intervenire adesso è Gianfranco Vecchi, segretario provinciale della Lega. Ponte Buriano, ha dichiarato, è uno snodo importante sulla Sette Ponti. La nuova viabilità ha evidenziato problemi seri alla curva per la mancanza di segnaletica adeguata. Sappiamo che probabilmente saranno installati segnalatori luminosi nei prossimi giorni, ma chiediamo che tutti gli interventi siano finalizzati ad evitare che ci possano essere equivoci nell'imboccare strade e deviazioni giuste. E prosegue anche la protesta a Bibbiena di Don Giovanni Serrotti e del fratello Giuseppe contro la decisione dell'ordine domenicano, che per loro vorrebbe il trasferimento in una struttura di Fiesole. Sentiamo. Il telefono di padre Giovanni Serrotti squilla di prima mattina. Ormai la sua disobbedienza civile a quanto stabilito dal suo ordine religioso ha fatto il giro dei media e probabilmente non si fermerà. Padre Giovanni, non vogliamo entrare nelle sue telefonate private, ma abbiamo sentito da qui non mi muovo. Certo, per quanto sta in me, questa è la mia presa di posizione, cosciente, valutata, doverosa. Padre Giovanni e il fratello Giuseppe, frati domenicani di 86 e 90 anni, hanno vissuto e operato al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena per tanti anni e qui sono anche nati. La loro condizione avrebbe spinto l'ordine dei predicatori ad assegnare i due fratelli alla casa San Domenico a Fiesole per tutelare la loro salute. Un trasferimento che si dovrà concretizzare entro il 15 gennaio, a cui si sono opposti anche i cittadini e il sindaco di Bibbiena. Ma perché non ci sono motivi per cui devo andare da un'altra parte per motivi di salute? Perché questo è il punto, no? I motivi di salute non sono del tutto infondati. Io ho una certa età, è vero, però per tutto il resto mi muovo normalmente,
ho piena facoltà di conoscere e di volere, e andare in una struttura dove si è fermi e immobilizzati da mattina a sera e a notte, appena custoditi, da questo punto di vista senz'altro ci credo, dal punto di vista medico, boh, però non sono a quel punto lì, tutto qui. In piena coscienza io, di fronte all'ordine di andare in una struttura dove si va per morire, perché questa è la realtà dell'infermeria di Fiesole, io dico no, non siamo a quel punto. Mentre per padre Giuseppe la strada sembra ormai segnata, è il suo carattere quello di obbedire, ci racconta il fratello, padre Giovanni non molla. Procul ac cadaver, no? L'obbedienza dell'ordine dei gesuiti si ubbidisce come un cadavere. Nell'ordine domenicano c'è l'altro detto, a ragion veduta, prima di obbedire c'è la coscienza che ti dice se l'obbedienza è dovuta, è giusta o è un sopruso. Ci sono dei soprusi, no? L'obbedienza è una grande virtù, ma quando deve funzionare? Per noi è un'obbedienza ragionata. E se pensi che non sia dovuta, non obbedisci. Il dottor Simone Nocentini, nuovo direttore della centrale operativa 118 di Arezzo. L'incarico è stato conferito questa mattina dal direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso. Nocentini, che ha vinto la selezione, prenderà servizio a partire dal 16 gennaio e l'incarico avrà durata quinquennale. Nel frattempo sono iniziate le procedure per l'individuazione del sostituto che ricoprirà il ruolo del direttore della medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza dell'ospedale del Valdarno. E adesso andiamo all'hospice di Arezzo, da dove arriva una storia d'amore. Serafino Mammoli vuole prendere in moglie la qui presente Emanuela Bracconi? Sì. Lei, Emanuela Bracconi, vuole prendere il marito, il qui presente Serafino Mammoli? Hanno detto sì all'interno dell'hospice di Arezzo, dove il neosposo, affetto da una malattia e stato avanzato, aveva espresso il suo desiderio più grande: poter sposare la sua compagna. Perché lei è l'amore. Vivere accanto a una persona a cui tieni, a cui ami, a cui daresti la vita è quello di più bello che ti può capitare, nonostante la situazione. È la storia di Serafino, 66 anni, autista prima della pensione, e di Emanuela, 64enne, entrambi volontari della Misericordia. È il secondo motivo che mi ha cambiato vita, che mi ha dato veramente la forza anche di poi combattere questa malattia. Per realizzare il suo sogno si è creata un'autentica staffetta del cuore tra istituzioni, azienda sanitaria, comuni di Arezzo e Monte San Savino, sino al Tribunale di Arezzo, che con la massima urgenza ha risolto delle beghe giuridiche. Giorno e notte non mi sono fermata un attimo, non ho mai perso la speranza di poter raggiungere l'obiettivo, di far aiutare loro a raggiungere l'obiettivo. A celebrare il matrimonio un consigliere comunale, Simon Pietro Palazzo, che aveva conosciuto Serafino circa un anno fa, al tempo di una spedizione partita da Arezzo per l'Ucraina. Ogni volta che avevamo bisogno lui c'era sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte non si è mai rifiutato. Alla fine i due sposi sono riusciti a scambiarsi gli anelli e dopo le risposte di rito sono stati dichiarati marito e moglie. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. A suggello della cerimonia il sonetto 116 di Shakespeare, dedicato all'amore. Non sia mai chi opponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Il mio sogno era questo. Restiamo ad Agazzi, questa mattina taglio del nastro per 27 Lab, il laboratorio progettato e realizzato per creare nuove opportunità professionali per persone con disabilità. Ancora opportunità formative a lezione di modelli sostenibili di impresa con SECO e ITS Energia ed Ambiente. Il mondo della sostenibilità è un mondo che, come vediamo, è solamente agli inizi, sta aprendo nuove opportunità professionali
ruoli che oggi non nemmeno esistono, domani saranno sempre più importanti sotto tutti gli aspetti. Lezioni di modelli sostenibili d'impresa in SECO per gli studenti della Fondazione ITS Energia ed Ambiente. La multinazionale aretina ha infatti ospitato gli studenti del corso Sustainability Manager 2023 per la formazione sul campo. SECO è un'azienda tecnologica, è un'azienda che realizza soluzioni basate su computer miniaturizzati, su soluzioni software per la data analytics, sostanzialmente per digitalizzare dispositivi e in qualche modo cambiare la vita delle persone dal punto di vista industriale, dal punto di vista di prodotti che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Quindi credo sia anche un'opportunità molto interessante, ecco, far vedere quello che noi facciamo, farlo vedere a questi ragazzi. L'ITS Energia e Ambiente Toscano, che ho l'onore di guidare da alcuni anni, si distingue in Italia perché mette al centro l'impresa. Abbiamo, diciamo, sottesposto l'ambito accademico, scolastico, pur presente, per elevare quello delle aziende che devono essere protagoniste nella progettazione e coprogettazione dei corsi e anche nella possibilità di far vivere ai ragazzi, diciamo, la parte conclusiva del biennio che è proprio, diciamo, è afferente alla vita in azienda, all'aspetto tirocinante o laboratoriale presso le stesse aziende. Questo è quello che può fare la differenza per collocarli al meglio e da subito nel mondo del lavoro. Dopo mesi di intenso lavoro, l'Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo si è trasformato in un'opera d'arte vivente. Grazie all'intervento di riqualificazione svolto dagli stessi studenti sotto la direzione artistica di Donatella Bidini e delle insegnanti di arte dell'istituto. Il taglio del nastro è previsto per il prossimo sabato. Le prossime aggiunte di strumentazioni digitali, grazie ai fondi PNRR, potenzieranno poi una didattica moderna e di alta qualità, assicurando agli studenti un percorso formativo all'avanguardia. E sempre sabato 13 gennaio si aprirà anche l'anno giostresco 2024 con la 26esima edizione della cerimonia di offerta dei ceri a Beato Gregorio X con la donazione in cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto dai musici e sbandieratori in piazza San Jacopo alle ore 18. In cattedrale alle 19 faranno ingresso tutti i figuranti per dare avvio alla cerimonia nella quale i rettori dei quattro quartieri offriranno ognuno al Beato Gregorio X il cero votivo. E a Castiglion Fiorentino invece un nuovo defibrillatore a disposizione dei residenti. Lo strumento è stato donato durante la prima edizione del Palio del Cuore, organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche e il Centro di Formazione Etrusco. È stato installato in via Sallazzo, appena fuori dal rione di Porta Romana, vincitore del contest. E sempre a Castiglion Fiorentino è stata una giornata dedicata alla memoria di Fabrizio Meoni a 19 anni dalla sua scomparsa. Questa mattina il sindaco Mario Agnelli ha deposto un mazzo di fiori al monumento del centauro castiglionese, diventato dal momento della sua installazione meta di tanti sportivi. E in queste ore il pensiero va anche al figlio Gioele, che sta correndo la sua prima Dakar. E dalla Dakar all'Africa Eco Race con il team Rossi 4x4 vediamo com'è andata l'ottava tappa. Ci si prepara prima della partenza della speciale mettendo tutto a posto, vari controlli, che sia tutto bene in ordine, che ci sia il sottocasco, i guanti, casco, ANS. Sono tanti controlli da fare perché basta una svista di un attimo e ti ritrovi senza nulla, quindi è importante avere concentrazione anche nei piccoli dettagli, perché quando noi partiremo per la prova il camion è già partito per il trasferimento, che anche oggi sfiora i 600 km. Appena concluso la speciale numero 8. 8, sì. Direi che era impegnativa, anche oggi il caldo non ci ha mollato un attimo come la sabbia, era in entrambe le cose, erano alternate e veramente impegnative. Ce l'abbiamo fatta, io sono molto contento, penso che si è fatto anche un buon tempo e siamo riusciti a uscire da tutte le difficoltà in maniera lineare e costante. Bravo Jacopo, sempre preciso, attento e puntuale. E non era semplice, ricappe, cambi di direzione qui in Mauritania ormai sono
la quotidianità. La fanno da padrone, sì, esattamente. Stefano oggi gli ha dato del gran gas, non l'ha risparmiata più di tanto, dai, la macchina. Oggi le condizioni le permettevano, no, dai. Non bisogna sbilanciarsi, perché sennò quei ragazzi dopo dell'assistenza ci incessano. Direbbe farle dopo le interviste. Dopo che aver visto se va tutto bene, però dai. No, c'erano le piste scorrevoli, sì. Belle, sempre da fare attenzione, perché poi il problema è dietro l'angolo, però... Da, molto molto bene. Adesso c'erano quante saranno stati 50 km tra i primi cordoni dei tunnel e dei secondi. Sì, secondo me abbondanti. Nel mezzo poi c'era piste infinite di sabbia e abbiamo trovato un sacco di traffico, un po' di problemi. Erano tosti. Però questo caldo fatte... sì. Non ci siamo insabbiati. Dio santo. Sicché già è già tanto. È ancora un successo. Ma sai perché? A me mi stava pensiero questo caldo spalare di così. Ah, mica poco. C'è anche la prima operazione di mercato per l'Arezzo, che ha trasferito in prestito sino al termine della stagione Samuele Zona, che ha già salutato i compagni per raggiungere la Sicilia e giocare nel Messina, formazione che milita nel girone C di Serie C. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.